Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo la nostra diretta. Ci siamo, vediamo se ci siete. Anna Miranducci, buonasera. Vediamo quante o quanti si uniscono a noi in questa diretta. Ciao Anna Fritta Lombardi. Siamo qui. Anna Maria Tatti, buonasera. Iniziamo questa diretta e vediamo quante persone si uniscono insieme tutti. Ciao Daniel Amato, buonasera. Buonasera Ceci Max, alcuni di voi non li conosco. Ciao Susi. È una diretta, diciamo, in cui non era programmata, però sono contenta di stare insieme a voi. Ciao Graziella Tucci, buonasera. Ciao Anna Maria Tamburro, Katia Damiani, ciao. Antonella Valenti, stiamo diventando numerosi, benissimo. Mi fa piacere che siamo così un po' tutti insieme. Io la volta scorsa detti come un esercizio da fare, però era, ciao Giuliana, Antonella Virzi, ciao, era da fare questo esercizio, ciao Patti Patrizia, da fare fino al 6 ottobre che ci saremmo riviste per la solita diretta. Però vorrei sapere quanti di quelli che stavano nell'altra diretta del giorno 22, sì, 22 settembre, hanno incominciato a fare questa specie di diario in cui riportavano giorno per giorno le loro sensazioni, il loro stato d'animo rispetto a ciò che accadeva intorno a loro. Ciao Giuseppina Miura, ciao Daniela. Vorrei sapere quanti di voi l'hanno iniziato a fare. Ciao Alessandra Sacco. Sì, è stata anche una bella sorpresa per me. Ciao Rosanna Marchioni. Anna Manelli, l'hai fatta bene, ci puoi scrivere cosa hai cominciato a registrare in questi giorni. Ciao Lucia Adele, ciao Lucia, cosa hai registrato? Ciao Daniela Persico, quali sensazioni, quali sentimenti sono venuti fuori? Ciao Anna Angeloni, un bacione. Mi scuso, questo è un utilizzo personale della diretta, però mi scuso con tutti coloro che sono del Solange, però è un periodo in cui io non posso scendere, perché inabilitata al movimento e quindi debbo evitare di fare delle lunghe camminate. Ciao Mariangela Corrias, anche tu l'hai fatto in modo fedelissimo, non fa niente, però scrivetemi
Che cosa sono state le vostre sensazioni? Questi giorni sono un po' particolari per te. Appunto per questo io volevo che voi, se non vi dispiace, se non è qualcosa di troppo personale, volevo che voi mi diceste le vostre sensazioni per entrare nel vostro io. Anche per me non sono giorni facili. Ho avuto ciao Maria Grazia, ho avuto dei momenti e li ho ancora difficilissimi, e questi momenti difficilissimi hanno prodotto dentro di me delle sensazioni abbastanza, non voglio chiamarle negative, ma molto forti. Tra la rabbia e l'impotenza. Io li riassumo così. Questo però mi ha dato modo di comprendere ancora di più quel lato debole. Ciao Anna Maria, quel lato debole della mia personalità, del mio essere. Però io non mi sento di giudicarmi, anzi mi sento più rinforzata in questo perché mi riconosco per ciò che sono. Anna Manelli, sì, che cosa? Non ho capito. È così, cioè nel senso che non ne vuoi parlare? Bene, io rispetto quel tuo desiderio. Io non ho detto di entrare nei particolari, ho detto di far uscire fuori quali sono questi momenti difficili e come dentro di voi quali sensazioni hanno riportato. Ciao Lucia, sapete perché è importante fare questo esercizio con onestà e con sincerità con se stessi? Perché in questo modo noi incominciamo a fare questo viaggio interiore dentro di noi e a perdonarci e ad amarci. No, è come dici tu, Adele, è come dici tu. Buonasera, sì, buonasera Mirna. Anna Manelli, se non ti spieghi chiaramente, io non capisco che cosa vuoi dire. Patti Patrizia Natale dice, dobbiamo sempre amarci senza giudizio, dobbiamo anche amare i nostri momenti complicati. Hai ragione, pienamente. Infatti, però è un esercizio che va fatto in continuazione perché non è semplice. Francesca Santa Maria, io sto passando mesi terribili, non so se ce la faccio a uscirne fuori, la sofferenza è devastante. Allora, Francesca, hai pienamente ragione che la sofferenza è devastante, ma se non entri dentro la sofferenza, ti resterà sempre questa sensazione di angoscia dentro di te. La sofferenza è devastante, ma deve essere devastante. Questo te lo dico per esperienza personale. Mariangela Corrias, gratitudine per ciò che ho, desidero di far bene agli altri, compassione, ansia, sofferenza interiore, fortissima solitudine, gioia negli affetti familiari. Bellissimo, Mariangela, hai espresso in pieno quali sono queste tue sensazioni. E queste sensazioni, Mariangela Corias, ti hanno fatto sentire vera dentro di te? Sei riuscita ad entrare nel
tuo vero io, riconoscendo questi tuoi sentimenti, queste tue sensazioni. Anna Manelli, mi sento impotente perché non ho potuto fare niente per aiutare mio figlio. Anna Manelli, siamo come delle persone che non accettano di essere appunto impotenti. Perché? Perché noi vogliamo risolvere a tutti i costi tutte le varie esperienze che si presentano, ma non tutte le esperienze possono essere risolte a modo nostro. Allora, questo sentirci deboli ci deve far capire che la prima cosa è quella di abbandonarsi al flusso della vita. Paola Tola, buonasera, c'è un messaggio per me. Allora, Paola, ho spiegato tante, tantissime volte che questa domanda, porre la domanda in questa maniera, non è una maniera giusta. Io posso dire c'è un messaggio per me se io alzo il telefono e vedo se c'è registrato qualcosa da qualcuno che mi vuole dire cosa debbo fare. Ma questo messaggio che tu chiedi è di altra natura e quindi ha bisogno di un altro tipo di approccio. Allora, Daniela Persico, penso che quando fisicamente non stiamo bene è perché bisogna fare un forte momento di riflessione e di rinascita interiore, come se dovessimo rigenerare, questo è almeno il successo per me. Grazie Daniela, grazie per questa tua testimonianza ed è importante questa tua testimonianza perché come me ci saranno tante tante altre persone che in questo momento devono affrontare un qualcosa di risolvere fisicamente e forse hai pienamente ragione tu che ciò che non va bene interiormente, poi si fa sentire anche esteriormente con qualche malanno. Maria Grazia, sai, mi è successo a me l'imparare le scelte giuste seguendo il sentire, ho imparato che aiuta in minimo a non sbagliare il cammino intrapreso e l'ho fatto. Maria Grazia, sì, ognuno di noi ha un suo percorso e un suo cammino. Non c'è niente di sbagliato in un cammino che uno sceglie, però c'è anche molta umiltà e molta riflessione e fare attenzione con chi noi ce la facciamo, perché molto dipende anche con chi noi riteniamo di poter camminare. Chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, si dice. Allora, Gisella, buonasera. Ciao Adele, dice Francesca. Ciao Francesca. Maria Caterina, pratico. Buonasera Antonella. Cara Adele, io faccio questo esercizio è un po' e ho notato che sono diventata più insofferente, non corro più ad aiutare tutti, prima visto come un difetto, ma poi ho capito che è sano egoismo. Sto ritrovando un equilibrio, mi sento più vera. Sì, Antonella, anche per me è la stessa cosa. Il buonismo, il volersi presentare per forza come una che aiuta tutto, è una maschera che noi mettiamo. E questa maschera alle volte ci può aiutare e alle volte ci può far perdere la vera dimensione di noi stessi. Anna Manelli, la sofferenza è devastante, però grazie a questa sofferenza sto capendo tante cose. Certo.
Monica Catalini, io sto cercando di non farmi condizionare dal pensiero di altre persone, specialmente se negativo. Cerco infatti sempre di trovare il risvolto positivo in ogni cosa. Non sempre è facile. Sono un po' più giù. Premetto che sono in contatto con persone per lavoro. Allora, Monica, io capisco e sono stata pure al lavoro. Quando si sta al lavoro, alcune volte le energie degli altri, che non sono sempre così limpide e così non lamentose, ci influiscono e ci togliono con il nostro equilibrio. Dovresti cercare di fare un esercizio, cioè quello di vederti chiusa in una bolla di tua di energia. Tutta bella, luccicante, tutta dorata, piena di luce e con una luce verde. Questo ti permetterà di non assorbire quella degli altri e di non farti prendere la tua. Mariangela Corrias. Lavoro tanto dentro di me. Fa parte anche del mio lavoro e cerco di essere sempre in contatto con me stessa, altrimenti non potrei aiutare nessuno, ma talvolta ci vuole coraggio per accettare la propria fragilità. Quindi questo fermarmi e doverlo scrivere mi è stato utile. Grazie, grazie Mariangela, perché questo mi dà anche una conferma per me stessa. È utile fermarsi, scrivere, perché così ci si rivede e ci si riequilibria. Alessandra Sacco, io credo di mettere in pratica le regole che ci hai detto di provare a seguire e sinceramente sto meglio. È un lavoro non sempre semplice, ma vedo che sto cercando tanto amore intorno a me e credo sia. Aspetta, credo sia. Aspetta, ti ho perso un poco. Torna a me. Credo sia da come ci poniamo verso gli altri. Sono in uno stato di positiva e allegria e benessere, anche se i problemi ci sono. Non mi faccio avvolgere dalla negativa, con il pensiero che comunque se sto male mi intristisco non cambia nulla. Mentre essendo più positiva le cose vanno meglio. Esattamente, Alessandra, hai pienamente ragione. Non sempre però è semplice e facile, questo lo dico anche per me stessa, però questo tuo modo di fare è il migliore e l'ottimo che ci possa essere. Paola, grazie a te Paola. Anna Maria, ben detto Adele, giusto perché si deve imparare ad accostarci all'oltre, stiamo tutti imparando, sì. Anna Maria, io per prima e quindi non so gli altri come la pensano, però io dico il mio pensiero. Io, tu lo sai, Anna Maria, io sono da 30 anni che ho iniziato questo percorso e non ho mai creduta, mi sono mai creduta arrivata a qualcosa. Sono sempre alla ricerca di essere sempre in contatto con me stessa e di essere onesta con me stessa e con gli altri e di cercare in tutti i modi di capire se sto facendo le cose nel modo giusto oppure no. E prima di permettermi di dare dei messaggi, io ho fatto ricerche, ho ricercato, ho avuto dei dubbi e mi sono ripresa. Ho ripreso e ho avuto dei dubbi. Non ho avuto mai la presunzione di dire io so fare questo. Oppure io sono una medium. Oppure io sono una metafonista. No. Perché dovevo avere dentro di me la certezza di non fare del male a nessuno.
Finché me lo facevo per me, andava tutto bene, perché era una mia consolazione. Ma quando dobbiamo accostarci agli altri, dobbiamo accostarci con piena onestà. Non possiamo dire delle cose tanto per dire. Non ci dobbiamo mettere in mostra, non dobbiamo apparire, ma essere. Marangela corre, anche io sto imparando che un po' di sano egoismo è importante per stare bene con se stessi. Certo, io non lo chiamerei egoismo, io lo chiamerei amore, amore, amore. Se non ci si ama, no, noi come possiamo amare gli altri? Se dentro di noi non ricerchiamo amore e non siamo amore, non possiamo amare gli altri. Ci appoggiamo agli altri credendo di amarli, ma è solo un nostro bisogno. Buonasera Martina. Ciao Anna, buonasera. Come mai qui con noi? Ciao Sara, buonasera. Monica Catalani, grazie del consiglio, certo. Ti ringrazio io della tua presenza. Buonasera, allora, Maria Grazia dice: brava Adele, quello che intendevo ti praticare. Sai, però, ci sono tanti lupi vestiti d'anello. Ho imparato ad ascoltare il sentire interiore, quello che dicevo, e non sopprimerlo, ma ascoltarlo. Ed un'esperienza che vibra alle tue vibrazioni di trarne insegnamento. Benissimo, Maria Grazia, benissimo. È quello che io intendevo. Però non bisogna ingannarsi. Alcune volte la nostra mente ci inganna. Noi dobbiamo imparare ad aprire ed ascoltare con il cuore. Questo non è un voler dire che tu non lo fai. Sto parlando in generale. Ciao Caterina. Piera Girardot dice: ciao cara, l'altra sera stavo piangendo pensando a mio figlio Manuel, andato via 18 mesi fa. Dicevo che mi mancava tanto, se mi sentiva darmi un segnale. A un certo punto ho sentito una pace interiore, mi sentivo leggera, una cosa stranissima. Dici che era mio figlio a darmi questa sensazione, mai provata prima. Sembrava che mi stava allontanando da questo mondo. Allora, cara Piera, tu sei entrata in pieno contatto con tuo figlio, ma il tuo contatto non è stato un contatto mentale, è stato un contatto di amore. Tuo figlio ti è entrato nel cuore, ti è entrato all'interno, nella tua vibrazione interiore. Ecco perché l'hai sentito questa comunione con lui. Questo vale più di 1.000 messaggi. Tienilo caro come ricordo tuo interiore, in modo tale che ogni qualvolta tu ti sentirai in questa maniera, ti sarà di aiuto per risollevarti. Buonasera Patrizia, sono contenta pure io di averti vista. Anna Angelunni, conoscere se stessi è la base per incominciare un cammino. Non è facile essere in equilibrio. Mi sono accorta di come io stessa posso comportarti in modo diverso con le persone che mi circondano. Bisogna essere centrati su se stessi, non nel senso egoistico, nel senso di essere in armonia con se stessi. È un lavoro continuo, come cercare un equilibrio su un filo sospeso. Benissimo, Angela, la tua testimonianza vale più di 100 mie parole. Ciao Jessica. Sonia, ciao. Sì. Oggi il tema è proprio l'equilibrio interiore. Mariangela Corea, sì, amore per se stessi. Ciao a tutti, dice Simonetta, grazie, ciao. Grazie Anna, grazie, grazie ancora. Brava Dani, imparare ad usare la parola
Basta una sbagliata per affondare. Chi avremmo dovuto aiutare a nuotare? Certo. Cara Maria Grazia, il problema è che molti si inventano ciò che non sono. E questo è il più grande errore che si può fare per se stessi e per gli altri. Torno a ripetere, io prima di dichiararmi di essere un qualsiasi cosa di aiuto per gli altri, ho cercato, ho fatto dei corsi, ho fatto yoga, ho fatto Reiki, ma non mi basta ancora. Io continuo a studiare me stessa. Non a criticare gli altri o a vedere quello che c'è sbagliato negli altri. Io guardo me stessa, però non ammetto e non accetto chi si pone in cattedra quando quella cattedra non la merita. Questo è quanto. E dire io ho fatto questo, io ho fatto quello, io ho fatto quell'altro e non lo si è fatto, si è disonesti con se stessi e con gli altri. Allora, ciao Cinzia Graziano, buonasera. Massimiliano, come si possono prendere nuove direzioni guidate o ispirate? Allora, caro Massimiliano, è una continua ricerca interiore ed è non è facile perché? Perché la mente, che molti credono che sia quella che si mette in contatto con la parte superiore dell'essere spirituale che noi siamo, ma non è così, perché la mente mente sempre, perché la mente ha bisogno di sentirsi grande, importante e che c'è sempre bisogno di lei. E allora mette nella situazione che chi si va ad ascoltare pone delle risposte che sono guidate più dall'orgoglio, dall'amor proprio, dal desiderio di apparire, di essere importante. Perché questo vuole la mente. Invece, se ci si mette in ascolto con il cuore, cioè il cuore non è solo un muscolo, il cuore è una parte importante, è una pompa che vibra energia per tutto il corpo. E noi siamo fatti di energia. E questa energia deve circolare libera per tutto il corpo fino ad arrivare al cervello. Il cervello, ricevendo questa energia pura, fa sì che le parti addormentate del cervello si risvegliano ed incominciano a funzionare. E quelle che incominciano a funzionare, prima di tutto, è la parte creativa. La parte che ci mette in contatto con il nostro sé interiore, ma non è ancora la parte che ci mette in contatto con l'universo intero, è la parte che ci mette in contatto con il nostro sé interiore. Il nostro sé interiore prende forza e vibrazione. E vibrando, vibrando sempre di più, si innalza verso l'alto. Innalzandosi verso l'alto, prende coscienza di sé come essere spirituale e non mentale. E va oltre il mentale, arriva fino alle vibrazioni universali e ritorna purificando tutto il nostro essere. Ecco questo come fare, cioè cambiare la nostra direzione,
La guida non deve essere la nostra mente, ma deve essere il nostro cuore. Quando si dice parlare cuore a cuore, che significa? Significa parlare senza nessun interesse, liberamente, onestamente, a se stessi e agli altri. Lidia, buonasera. Massimiliano, per il lavoro, questioni economiche. Care Massimiliano, io so che stai attraversando, logicamente, lo deduco dal fatto che me lo stai chiedendo, un periodo non facile, però tu hai molto spirito di iniziativa e sei apprezzato nell'ambiente di lavoro. Hai in sospeso alcune cose, però le risolverà, le risolvi, stai certo. Gabriella De Iullis, avevo uno zio sacerdote che mi dava tanta fede, andavo dato via troppo presto, potrei avere se è presente ancora con me. Zio Gianni, forse mi potrà aiutare per la perdita della mia Silvia, magari. Se l'ha vista. Allora, cara Gabriella, io non vedo questo tuo zio sacerdote accanto a te, non lo so. Penso che avendo una mente presa dal fatto che non ci si potesse comunicare, penso che tuo zio, non lo so, non lo vedo vicino a te. Certo è una figura molto carismatica e molto buona, molto piena di amore, questo sento come vibrazione di persona, ma sento questa vibrazione, ma non lo vedo, direi una fesseria. Per quanto riguarda la tua piccola grande donna, io la vedo con un vestito rosa, anche se a lei non piacevano i vestiti, ma lei gira intorno intorno come se fosse una ballerina. È molto felice e ti ringrazia per averla chiamata, perché sa che tu stai soffrendo molto e lei ti vuole dire di avere avuto tutto quello che doveva avere, non le è mancato nulla. Anche le cure erano giuste, ma così doveva andare. Ti mando un bacio. Francesca Angeli, buonasera. Buonasera, carissima. Dele Alessandra, sì, pure a me fa piacere sentirti. Anna Angeloni, troppo buona. No, sono normale. Hai visto, Sonia? È com'è bella la nostra Anna Angeloni. Laura, buonasera. Mi hanno detto che è stato bellissimo l'inaugurazione che hai fatto. Io ti faccio tanti auguri che tu possa aiutare tante, tante persone. Ciao Sara, un bacione. Piera, grazie mille. Mio amore non mi lascia mai. Quando mi manca mia figlia ancora, grazie, sei tanto cara. Sì, non ti lascerà mai, 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 mai. Valeo, buonasera. Anna, non sono un esempio, sono quella che sono. Maria Caterina Praticò, ciao. Gianna Marino, ciao Gianna, un bacione. Io sento alcune volte le tue dirette, altre volte no, però è un piacere sentirti. Le tue sono di esempio per gli altri per far capire che cosa è la vera metafonia. Io ti ho ammirata e ti ho sentito a cattolica e so quanto lavoro tu hai fatto per arrivare a questo punto. Ciao Patrizia.
Gabriella, ciao, Sonia, Maria, grazie. Credo che non si finisca mai di imparare. Siamo qui solo per apprendere e per crescere. Certo, certamente questo è la cosa più importante che dobbiamo capire. Luciana, buonasera. Anna Milanducci, purtroppo non c'ero quando ho spiegato questo esercizio, peccato. Allora, siccome lo dobbiamo continuare fino al 6 ottobre, questo esercizio è prendere un quadernino, dei fogli, eccetera, eccetera, e segnare giorno per giorno quali sono le nostre sensazioni interiori e anche quelle superficiali di ciò che ci accade in quei giornate. In quella giornata, in modo che noi possiamo conoscere meglio noi stessi e capirci ed amarci, anche se ci sentiamo deboli, tristi e affannati. Allora, Michelangela, buonasera, c'è un pensiero per me. Cara Michelangela, Michela San Marco, il pensiero è un pensiero d'amore che viene dettato da una persona che ti ama tanto e che ti ha amato tanto e continuerà ad amarti fino e per sempre. È stato un dolce compagno e lo è ancora. Maria Condemi, buonasera, buona serata caro, un messaggio per me. Sento molto triste, mi vedo sola, desidero tanto una storia seria da condividere. Grazie di cuore, sono molto dignitosa. Cara, io non faccio le carte che tu mi scrivi la data, non è questo il mio modo di essere. Io non le so, non saprei neanche dirti, non prevedo il futuro. Ovvero, lo prevedo, ma lo prevedo in altra maniera ed è per cose molto più, diciamo, diverse, va bene? E lo prevedo attraverso i sogni. Rossella, buonasera. Luciana Casale, la nostra crescita non possiamo aumentare nessuna situazione, anzi, più sono gli ostacoli, abbiamo consapevolezza di andare avanti. Sì, Luciana, però ti devo dire una cosa, io alcune volte mi sembra di sentirmi ferma. Perché? Perché io sono un tipo che vuole subito saltare l'ostacolo ed è questo il mio grande, diciamo, mio squilibrio che a volte mi succede e devo sempre stare attenta. Riequilibrarmi, accettarmi. Sara, mi saluti mia cugina Beatrice, andando molto giovane, ci volevamo tantissimo bene. Allora, cara Sara, io ho una donna molto molto bella. Che per alcuni tratti del viso, come del naso, degli occhi, ti somiglia. E che ha anche il tuo sorriso. Ha un messaggio per te. Lei se n'è andata in modo non facile, però. Non molto a lungo. Il suo dolore è stato breve, quindi è passata velocemente nella luce. Questo lei ti vuole far capire. Ti vuole dire che le tue intuizioni sono giuste, esatte. Però a volte ti fai prendere troppo dal ragionamento. Dovresti preoccuparti di essere sempre te stessa e
e di non dover per forza piacere a tutti. Sei bella così. Lei parla di fiori, come se a lei piacessero molto i fiori. E tu, non so se hai una foto, se hai qualcosa di lei, dove, come se, ci fossero dei fiori, vicino a questa foto. Io così vedo. E ti manda un abbraccio grandissimo. Tu l'hai sognata e hai detto a lei cosa pensavi. E lei dice: quello che tu mi hai detto, io l'ho capito e lo condivido con te. Ma era come una sorella per te, lei mi sta dicendo, perché eravate cresciute insieme. Ti manda un bacio. Laura, lo so, però dovevo fare un'altra cosa e poi ti spiegherò. Buonasera, Tiziana. Io non lo so che cosa vedo vicino a te per una storia seria, non ne ho idea. Sei tu che devi amarti. Se non ti ami, non inizierà mai niente di serio. Rossella, tua sorella era una donna molto, più che donna, era una. Si presenta con un viso molto aperto, molto serio, ma nello stesso tempo luminoso, bello, pieno di luce. Mi dice che è stata abbastanza piena di dolori, piena di sofferenze, ma tutto questo adesso per lei non conta più. La vedo con i capelli mossi, ricci, e mo che se li tira indietro. E fa molta attenzione ai capelli. Io dice che ti ama molto. Sì, i vostri cari Alessandra stanno sempre vicino. Gianna, è la verità che io ho detto. Lidia, io sono molto arrabbiata e cerco di tenere la calma con l'esercizio. Mi sono resa conto che sono arrabbiata con tutto, non riesco a trovare un equilibrio. Lidia, questo è importante perché tu ti sei reso conto di essere arrabbiata con tutto, e non con te stessa. Prima tu ti credevi di essere arrabbiata con te stessa. È molto importante questo. Così hai davanti a te Lidia arrabbiata con tutto. Ora visualizza Lidia che sorride a se stessa e si accarezza e con una spugna cancella questa arrabbiatura perché non vale, non è cosa che ti fa bene. Sara, ti piace come esercizio? Anna Maria, anche Gianluigi invita sempre a scrivere le emozioni della giornata. Hai visto, ci troviamo sempre io e te. Jessica, tu sei molto, molto, molto serena in questo periodo e lui ti ringrazia per questo. Paola Pogliani, la sera delle. C'è un pensiero per me, sto avendo un periodo critico. Cara Paola, la notte sta per finire,
mi sento di dirti. Quello che tu adesso vedi come un punto scuro davanti a te, presto si rischiarirà. La tua intuizione è giusta, seguila. Sara Gonzales, buonasera Adele, stamattina per sbaglio mi sono cadute due gocce di latte sul piano della cucina, a forma di cuore. Ho pensato alle mie due nonne, sai se mi sono vicine, grazie. Sara Gonzales, certamente loro ti stanno vicino perché ti amano entrambi. E ogni cosa che tu fai è data dalle loro intuizioni che ti mandano. Una delle tue nonne era più ridente, più gioiosa, e quella che ti tira ogni tanto le orecchie è l'altra nonna, quella un po' più severa. Però sono tutte e due contente di te. Ciao Nikita. Maria Caterina Pratico dice: Adele, io non chiedo mai messaggi, ma sarei contenta se avessi voglia di dirmi qualcosa per me. Cara Maria, la tua vita è stata una vita piena di dolori, di sacrifici, di poche compensazioni. Ma ciò che conta è che tu non ti sei mai abbattuta. Io vedo un ragazzo a fianco a te, non so bene perché non mi parla, non mi dice niente, però ti accarezza e ti ama. Maria Teresa Minardi, mio figlio è finito in ospedale, chissà, erano un corpo e un'anima. Allora, cara Maria, tutto ciò che tu senti e vedi alcune volte fa parte del tuo desiderio di poter sentire o vedere, ma quando è in sogno hai il pieno contatto con i tuoi cari e loro vogliono guidarti. Sempre di più. Lasciati andare. I messaggi che posso darti, Maria, è quella di essere luce tu, perché adesso ti vedi buio, invece tu sei luce. Ciao Valentina, un bacio anche a te. Grazie a te, Sara. Vorrei capire se quello che ho detto è corrispondente, per favore. Orianna, è la prima volta che segui? Bene, mi fa piacere. Patrizia, un messaggio per me. Cara Patrizia, il tuo senso di onestà è molto forte e alcune volte ti senti imbrogliata per questo. Devi essere consapevole che tutto ciò che fai è fatto per amore, perché tu sei amore. Quindi non prendertela se non vieni apprezzata, perché tu sei apprezzata dai tutti noi. Ti amiamo. Daniela Milanduccia, cara Adele, io sono nuova, qui ho perso mia sorella. Lasciando due bambini, vorrei sapere se sta bene, mi manca tantissimo. Cara Daniela,
Tua sorella ha un certo fascino, molto carisma ed è anche molto chiacchierona. Parla, parla. Dice che lei è sicura di quello che tu stai facendo e ti ringrazia per quello che tu stai facendo. Alcune volte ti si mette vicino a te, accanto al letto, e ti culla. Ti culla per farti addormentare, perché a te è difficile prendere sonno. Ti ama. Antonio Latinà, buonasera. Raffaella, buonasera. Raffaella, tua nonna è una persona molto sincera e ha i capelli molto curati. Molto bella e ti dice di stare attenta ma serena. Ciao Donatella. Vittoria Valea, buonasera. Tuo papà ha un messaggio per te. Il tuo papà era una persona che gli piaceva fare tutto per bene. Era molto metodico e anche tu lo sei e dice di essere stato sempre in giro come se fosse stato in viaggio, non lo so, quando era giovane, però ora è sempre accanto a te e dice che tutte le tue decisioni che stai prendendo le avrebbe prese anche lui. Ti ringrazia. Gabriella, i bambini che vanno via non cercano mai i contatti? Allora, cara Gabriella, i bambini che vanno via non sono bambini, sono esseri di luce. Hanno una vita breve, terrena, ma sono molto anziani per quanto riguarda la loro spiritualità. Quindi alcuni di loro divengono anche dei messaggeri di luce. Donatella Balsamo, io ho perso la mia mamma. È da un po' che la tua mamma è andata via, ma lei ti sta sempre accanto e ti ama tanto. Rossella, hai sofferto molto? Sì, l'ho sentito. Jessica, non ti preoccupare. Buonasera, Patrizia, Federica, Adele, sono rimasta sola, sento la malinconia. Riuscirò a prendere casa? Ho sempre mia mamma Anna Rosa nei pensieri. Ha un messaggio per me. Allora, cara Federica, la tua vita non è sprecata, anzi, sei una donna piena di risorse, quindi non ti devi abbattere. E tua mamma ti dice che le melanzane le devi rifare ancora perché a lei piacciono. Patrizia Cosentino, buonasera, c'è un messaggio per me. Come vi devo dire di non dire c'è un messaggio per me, perché non siamo una segreteria telefonica. Luciana Casale, si trovano situazioni che possono e vorrebbero superare subito, ma non fa parte di un cammino giusto. Per valutarle, secondo me, bisogna avere molta calma. Tu, cara Adele, come fai in certe situazioni? Ingarbugliate, bella mia, faccio come fate voi, mi arrabbio. Poi mi pento, poi mi riarrabbio, poi rifletto sopra, poi cerco aiuto, poi faccio una preghiera, poi faccio una meditazione e cerco dentro di me di trovare equilibrio e serenità. Però questa è la vita e io l'accetto così com'è, perché questa vita così com'è mi insegna molto. Angela Camuto, ho pensato a una persona che non c'è dopo tanto tempo, perché ci sono messaggi per me. Angela, non vedo nessun messaggio per te, non ho idea.
Adele, io ho un'amica nell'ultimo con la quale non ho fatto in tempo purtroppo a chiarire un piccolo litigio e mi ha donato una rosa, mi ha abbracciato. Potrebbe essere un segno di pace, certamente. Certo, ho provato a cercare al cimitero, ma l'ho trovata. Non c'è bisogno che vai al cimitero. Lei è qui, è davanti a te e ti sta dando un bacio. Dice che quel litigio era una stupidaggine dovuta al carattere di tutte e due, che vi piace vincere, però è tutto passato. Tiziana Fina, qual è la ricetta per amarsi? Ho fatto percorsi che sono contenta di aver capito molte cose, ma ora non so cos'altro fare, sono ferma. Amarsi vuol dire cambiare lavoro, se ti fa arrabbiare. Allora, amarsi vuol dire avere la piena consapevolezza che noi siamo esseri di luce e di amore e che questo non vuol dire che non ci arrabbiamo, questo non vuol dire non avere problemi sul lavoro, vuol dire che tutto ciò che abbiamo intorno a noi serve come esercizio per conoscerci ed amarci sempre di più, per quello che noi siamo, come siamo. Avere piena coscienza di ciò che noi siamo. Ma questo è un cammino che non si fa in un giorno, in un mese, in un anno. È un cammino che si fa in continuazione, sempre, 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 sempre. Grazie infinite, grazie a te. Graziella. Tuo padre ti indica la strada, cioè quella di essere sempre te stessa e non fare la faccia storta quando vieni ripresa. Buonasera, c'è un messaggio del mio figlio che mi se posso chiedere. Cara Ziana, tuo figlio era un ragazzo molto molto sincero, molto altruista. Era molto bello, aveva una bella figura, non alto, ma ben proporzionato. Si presentava sempre con un sorriso. Era aperto, veloce e ti vuole dire che ti ama tanto, anche se tu non lo senti, lui è sempre vicino a te. Raffaella, seguo sempre un canale di dirette, c'è un messaggio per me in questo periodo così particolare. Cara Raffaella, il messaggio è che devi perseverare, non arrenderti. Maria Pozzato, sono nuova, posso avere un messaggio? In che senso sono nuova? Qui siamo tutti amici nuovi e vecchi. Cara Marina, il messaggio che mi arriva per te è quello di essere libera da preconcetti, libera la tua mente. Sara Gonzalez, sì, tutto corrisponde, grazie, grazie a te. Come sta la mia mamma Lorenza? La tua mamma Lorenza, io la vedo che balla, ma a tua mamma ti piaceva la musica? È molto felice. Sì, Adele, io e Beatrice siamo cresciuti insieme ed era una sorella per me, eravamo molto simili di averle sognata, ma ha ragione sul fatto di essere me stessa, che a volte giorno dopo le intuizioni che arrivano, vorrei tanto che fossi ancora qui con me. Sara, tu lo sai meglio di me che sta lì con te. Maria Teresa Minardi, sono buio perché ho perso già mia madre e una sorella, ma adesso la perdita di mio marito e un figlio disabile sono persa, non lo sento, sono triste. Hai ragione, cara Maria Teresa, ti capisco e ti amo, ti amo, ti amo tantissimo. Io sento che tu sei ancora senza forze, però io chiederò a tutti gli amici di mandarti tanta, tanta energia per risollevarti da questo stato di abbandono in cui sei. Tuo marito, che
che era una persona molto calma e sincera, ti dice che non ti ha abbandonato, non ti voleva abbandonare, è solo che così doveva andare. Quindi togliti questi sensi di colpa e questa rabbia. Lui ti può aiutare ancora. Jessica, tuo papà Antonio era una persona che doveva essere tutto perfetto, tutto sincero, tutto calmo, tutto sereno intorno a lui, perché era una persona che amava stare nella tranquillità. Perciò ti dice di calmarti e di sperare sempre. Valeo Rubbi Zeta, che emozione sentire tutto questo amore che ci circonda. Grazie Adele, grazie a voi. Ci teneva tanto ad essere pettinata, meno male. Allora, cari ragazzi e ragazze e ragazzine, abbiamo passato le 22:30. Tutto quello che vi volete ancora dire e l'esercizio, se ancora lo volete fare, tutto rimandato al 6 ottobre. 6 ottobre alle 17:30. Passeremo un'altra oretta insieme. Un bacio a tutti, buonanotte, serena notte.